Rocco Fredella, volto noto di Uomini e Donne, Tronover, pare aver definitivamente voltato pagina e lasciato così definitivamente andare Gemma Galgani dopo il no ricevuto alla decisione. Nelle ultime registrazioni il Cavaliere è apparso come rinato. Interpellato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, affida i propri pensieri al rifiuto di proseguire la serata in un'atmosfera più intima. Rocco Fredella. Il romanticismo non è bastato con Gemma Galgani. Alla dama Fredella imputa di non lasciargli mai parola in studio. Appena tenta di porla davanti alla verità va su tutte le furie e cambia discorso, perciò ha pensato che almeno sul magazine di Uomini e Donne ciò che deve dire rimane scritto e può leggerlo. Sente che sia giusto avere occasione di spiegarsi. È in grado di reggere il confronto, tuttavia, quando Gemma Galgani è in difetto, non risponde e taglia ogni discorso. Per Rocco Fredella è una storia vista e stravista. Ha sempre manifestato gli stati d'animo che nutre, anche con il castello, un'idea basata su un desiderio di Gemma, ossia vivere una favola. Spronato a un maggiore romanticismo, ci ha riflettuto, finché gli si è accesa la lampadina, mentre guardava le scelte del trono classico. Rocco Fredella a Uomini e Donne Magazine avvisa Gemma. Nelle scorse settimane l'uomo ha cercato in qualsiasi modo di spazzare via i dubbi della dama torinese, sempre pronta a porre in discussione la sua autenticità come corteggiatore. Con il castello pensava riuscisse ad abbattere il muro di Gemma Galgani, che cedesse almeno a un fidanzamento, ne era praticamente sicuro. Non capisce perché non abbia accettato la favola, trovando un cavillo, come suo solito, e un pretesto per comunicargli disinteresse, nonostante il castello rappresentasse la favola che voleva, desiderava e aveva chiesto. A questo punto, Rocco Fredella sente di averle provate tutte per fare breccia nel cuore della Galgani e la avvisa. Non ci sarà mai più un altro come lui, una persona romantica e seria. Il fine giustifica i mezzi, ha dimostrato di saper regalare emozioni e lei, nemmeno col castello, se ne è accorta. Esistono donne che per essere conquistate devono vivere un sogno e Rocco credeva che Gemma fosse romantica e vera. Ora però ha capito che non lo è e non lo sarà mai. Il tempo gli darà ragione. Si è sentito preso in giro, ciononostante prova soddisfazione, avendo trasformato l'impossibile in possibile. Ha sempre dimostrato quello che provava e quando Gemma Galgani lo ha capito si è spaventata